Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento di pomeriggio con TV 2.0. Ci ritroviamo dopo una piccola pausa perché le festività hanno ovviamente stravolto un po' la nostra programmazione abituale. Abbiamo lasciato spazio ad una serie di film e lungometraggi adatti per le giornate di festa e oggi siamo tornati come sempre puntuali in diretta dallo Studio 1 con il nostro pomeriggio con TV 2.0 che, essendo oggi giovedì 27 dicembre, torna come ogni giovedì ad essere basato sul mondo dell'editoria indipendente. Facciamo quindi il punto su un'altra uscita letteraria che insomma, oggi sarà davvero interessante. Non che le altre non lo siano, ma oggi la vivremo con un certo pathos. Poi capirete nel corso della puntata il perché, perché si tratta di un libro davvero interessante per tantissimi punti di vista. E naturalmente ad aiutare in questo viaggio alla scoperta del libro di oggi, come sempre, la vera esperta di questo spazio che è diventata una presenza fissa e insostituibile, Cristina Lattara, alla quale do subito il benvenuto. Buon Grazie pomeriggio, Sara, buon Cristina. pomeriggio a te. Allora, innanzitutto è doveroso, bentornata e ben rivista. Grazie. Dobbiamo un attimo anche dire che siamo sopravvissute a due eventi importanti. Primo, questa profezia dei Maya che ci dava per spacciati, noi invece a quanto pare l'abbiamo superata assolutamente indenni. E secondo, le abbuffate natalizie, perché commentavamo a microfoni spenti che anche Cristina ha avuto il suo da fare in tavola, esattamente come me in questi Con la giorni. forchetta. Ecco, quindi non solo a casa mia, ma anche a casa tua si è Mangiato mangiato in tutte le case abbastanza. italiane, purtroppo. Vabbè, d'altronde. Smaltiremo. E poi il 27, come sempre, si fanno i conti con le abbuffate, anche con i rimorsi dovuti a tutte le calorie ingurgitate, che soprattutto per noi donne, no, ci fanno sempre pensare, oddio, adesso come le smaltiremo? Io aspetto il 2. Ottimo, ottimo, ottima riflessione, possiamo dire. Tra l'altro, già oggi su internet c'era una sorta di vademecum su come bruciare le calorie in eccesso accumulate in questi giorni. Segno proprio che insomma, gli italiani davvero hanno questo chiodo fisso della linea, no? Purtroppo. Purtroppo. Vabbè, ma noi detto questo, questa era una parentesi doverosa, insomma, preferiamo abbandonarci al piacere di una bella lettura, no, Cristina? Questa è Esattamente. sempre insomma, una riflessione che ci piace fare in questo spazio. E tu oggi per noi hai preparato una lettura, lo dicevamo, interessante sotto tanti punti di vista, un'altra virata in questo spazio. Abbiamo toccato tantissimi filoni letterari, dall'horror al thriller, il film romantico e il libro romantico, piuttosto che il libro storico, i libri per ragazzi. Oggi parliamo di sociale. Un tema Parliamo, sì. che, È insomma, era mancato in questo nostro spazio. vero, e lo facciamo alla grande con un libro bellissimo che è questo, Noi e i nostri figli, dalla nascita all'amore. Ed è un libro con moltissime valenze. Non soltanto è un libro molto bello e ricco di contenuti, ma anche un libro che dà modo anche di parlare di un aspetto dell'editoria di cui abbiamo accennato in passato, ossia dell'editoria che definiamo print on demand, ossia la possibilità che si ha oggi come oggi di poter inviare un testo a una tipografia online e di vederselo stampato. In questo caso un'operazione che è riuscita benissimo. È riuscita benissimo non soltanto, diciamo, anche per come è impaginato il libro, per la qualità della carta, per la bellezza della copertina, Che stiamo ma vedendo, guarda, adesso sì. Bellissima, è in sovraimpressione, davvero bellissima. sì, ma anche perché ci si rende conto di come questa strada abbia probabilmente permesso agli autori, poi spiegheremo chi sono gli autori, di scrivere esattamente quello che hanno voluto. Quindi senza dover passare per le logiche imprenditoriali di un editore, quindi senza dover necessariamente tagliare o modificare, e quindi il messaggio che è contenuto nel libro è un messaggio integrale, questo è una cosa che volevo dire. Abbiamo parlato di raccolte di racconti, questa non è una raccolta di racconti, perché gli autori sono genitori e i racconti sono vita e sono scelte.
un percorso, diciamo, è la cronaca di N percorsi, di molti percorsi, fatti da genitori che vivono con un figlio con una disabilità. Ed è quello che è importante notare come abbiano voluto tutti, quasi tutti, perché per onestà intellettuale ci sono anche altre voci all'interno del libro, abbiano tutti, quasi tutti voluto indicare come la loro esistenza sia un'esistenza con delle limitazioni, con delle necessità particolari, ma anche una vita, un'esistenza ricca di doni, ogni giorno nuovi doni, nuove speranze, nuove cose belle, diciamo, da gustare. E la cosa straordinaria è che in tutte queste testimonianze ci si perde veramente, cioè non si riesce a decidere quale possa essere la più toccante. Tant'è vero che alla fine, se ci sarà tempo, come spero, io vorrei leggerne una il cui criterio di scelta è stata la persona con cui ho avuto contatto, ecco. Certo. Perché altrimenti sarebbe stato veramente impossibile poter dire leggo questo o leggo l'altra, per l'intensità, la qualità, ecco, anche la qualità, cioè qui parliamo di persone comuni che hanno comunque scritto pagine e pagine su quella che è la loro vita, quindi non scrittori, non persone che hanno vicino strumenti adeguati, no? Certo. Di lavoro o quant'altro. E quindi una testimonianza veramente preziosa, come dicevi tu, del sociale, che, diciamo, nel lato che ci affacciamo sul lato del sociale, ma anche un libro i cui proventi, se lo vuoi dire questo tu. Questo è importante, sì. Infatti, perché l'obiettivo appunto di questo libro, come tu spiegavi, al di là di quella che è la modalità del racconto, no? Che vuole essere un modo per condividere delle esperienze di vita con chi si trova a vivere delle situazioni analoghe, chi addirittura non ne ha avuto mai notizia, no? Non ha vissuto sulla propria pelle questo tipo di situazioni, ma c'è anche un'altra cosa molto molto importante, ovvero gli autori del libro hanno deciso di devolvere parte dei proventi del libro a Emergency, quindi questa organizzazione internazionale che si occupa proprio di salvare delle vite umane, quindi oltre a quello che è un'utilità per tutti coloro che decidono appunto di leggere il libro e di trarne degli insegnamenti, c'è anche questo plus, che è appunto questa finalità benefica che gli organizzatori, gli autori hanno deciso di inserire all'interno del libro. 4 euro, questo è il... Per l'ebook, perché c'è sia l'ebook sia c'è il libro cartaceo, che è quello che io sto sfogliando, e l'ebook ovviamente si scarica online. Eccolo qua, stiamo vedendo la nostra regia, grazie Zacca e Luciano che come sempre prontamente ci seguono nei nostri voli pindarici, no? Perché ne facciamo di voli pindarici in questo spazio, loro sono sempre pronti con i mezzi tecnologici a seguirci. E tra parentesi, questa pagina, ecco, che hanno fatto vedere, la pagina di Lulu, un print on demand americana a cui ci si può rivolgere, ci sono anche dei print on demand italiani come You Can Print, e la cosa bella è che permettono tutti comunque di avere poi un codice ISBN che definisce proprio il prodotto nella sua interezza, quindi con un piccolo delta, una trentina di euro mi sembra di un piccolo prezzo, ecco, sì, diciamo, sì. Un piccolo prezzo. È possibile, ecco, rendere il libro proprio un libro anche, come dire, certificato. Quindi la scelta di questi genitori è stato appunto di Lulu, ma è possibile, ecco, ricorrere anche a print on demand pod italiani. Certo. Quindi insomma c'è tutto questo mondo di print on demand e la rete che torna ad essere protagonista di questo spazio che come titolo ha proprio 2.0, quindi a testimonianza di quanto la rete rappresenti un veicolo fondamentale anche e soprattutto per la diffusione dell'editoria, della buona editoria, che altrimenti con difficoltà riuscirebbe a farsi spazio. Noi lo diciamo di settimana in settimana, no Cristina, quanto sia importante questo tipo di piattaforma virtuale. E giustamente tu hai anche diciamo, posto l'accento su un aspetto importante anche che ha alle spalle della produzione del libro, cioè si tratta di un gruppo di Facebook. Esatto. Quindi vediamo un social network, una volta tanto, diciamo,
diciamo, utilizzato in un modo ottimale, quindi un momento di aggregazione, un momento di riunione, di diffusione delle idee, quindi questo web che molte volte viene bistrattato, ecco, che può essere utilizzato quando si vuole in modo così proficuo. Proficuo, eccolo sì. Qua, la regia ci sta facendo vedere proprio questa pagina che si chiama Genitori di ragazzi down, una pagina nella quale si incontrano e si sono incontrati virtualmente tutti i genitori di ragazzi disabili che hanno messo diciamo a disposizione l'uno con l'altro, no? Perché poi è stato uno scambio vicendevole di quelle che sono le loro esperienze di vita, esperienze che poi hanno deciso di mettere a frutto proprio attraverso questo libro, dove hanno appunto raccolto tanti pezzi di vita, perché poi alla fine di questo si tratta, no Cristina? Uno spaccato della vita di ognuna di queste famiglie che hanno deciso così di condividerlo e di farcelo conoscere. Poi vorrei che tu ci facessi vedere, anche se possibile, qualche pagina, certo. Perché a me ha molto colpito, ci sono, lo sappiamo, un libro è fatto di parole, è fatto di scrittura, ma le immagini contano e anche tanto quando si parla di un racconto di esperienze di vita vissute, e qui di immagini ce ne sono non poche. Ce ne sono poche, sono testimonianza vera, sì, qui è un racconto, ecco, che volevo leggere. Ho detto il criterio è solo che la persona che ha scritto questo racconto è la persona con cui mi sono interfacciata, non altri, e così vede, ecco, sono immagini bellissime, quindi un libro fotografico quasi. Sì. Proprio, ecco. Poi in questo caso, quando si tratta di storie di vita vera, le immagini aiutano, no? A come comprendere, no? Anche a immedesimarsi nel trascorso e nel vissuto delle persone con le quali entriamo in contatto, no? Perché lo sappiamo, il libro, leggere un libro è un po' un immergersi nella vita di qualcun altro, no? Nell'esperienza di qualcuno che andiamo a conoscere proprio tramite le parole dell'autore. In questo caso, avere la possibilità anche di raffigurarsi le persone con le quali si entra a contatto è sicuramente un modo migliore per comprendere appieno questa esperienza di vita. Una cosa che mi ha colpito è che ricorre molto la parola di regalo, dono, questo concetto che diventa un po' una sorta di filo conduttore, no, di queste storie. Sonia, leggiamo un racconto, così sì. Possiamo renderci conto anche di questa tua osservazione più che appropriata. Ok. Questa si intitola Il nostro contributo. L'unica grande sofferenza che ricordo legata ai primi giorni della tua nascita è stata quella di non averti potuto vedere subito. Dopo il cesareo ero troppo debole per alzarmi e nel nostro ospedale non si usava portare i bambini dalle mamme, specie quelli ricoverati in neonatologia. Mi avevano detto solo che eri un po' ipotonico e che un leggero ittero ti rendeva un po' giallino. Il mio cinesino, non vedevo l'ora di potermi alzare per venire da te. Nessuno dei medici si era presa la responsabilità di comunicarci quantomeno il sospetto della sindrome di Down. Due giorni interi, interminabili, ero debolissima. Poi finalmente ce l'ho fatta. Aiutata da un'amica sono riuscita a percorrere il lungo corridoio che ci separava e sono venuta finalmente ad allattarti. Ti ho riconosciuto subito. Eri il più bello di tutti i neonati del nido. Ti ho preso in braccio ed ho provato per la seconda volta quella fantastica ed incredibile sensazione che si prova quando si stringe al petto per la prima volta un figlio. Brividi, calore, amore. Eri bellissimo, sei bellissimo, il mio tenero, dolcissimo, batuffolo rosa. Benvenuto tesoro, sei stato un dono, desiderato per anni e giunto inaspettato, quando dopo 9 anni dalla nascita di tuo fratello quasi non ci pensavamo più. Sei un dono bellissimo ed ancora più bello perché è raro, perché ci hai aperto gli occhi, ci hai fatto crescere, perché ci hai insegnato tante cose e tante altre ce ne insegnerai. Hai cambiato la nostra vita. Certo, l'hai resa un po' più movimentata, ma ci ha fatto comprendere il suo vero senso, quello che ti permette di riconsiderare tutto attraverso una magica lente che cancella tutto ciò che è poco significativo per calcare i contorni delle sole cose importanti. Sei stato, sei e sarai sempre il magnifico caleidoscopio attraverso il quale, da quel 10 agosto, oggi guardiamo il mondo. Mamma, papà e Simone. È veramente commovente. Sì, ci si sono, ci siamo commosse, diciamo, ci sono tutti gli occhi lucidi, ma credo che insomma sia comprensibile una reazione del genere. Poi noi siamo entrambe mamme, quindi abbiamo probabilmente anche una facilità di medesimarci in questa condizione, no, di amore assoluto che viene rappresentato, e questa
forma di dono, no? Che insomma i figli ci fanno, perché noi diamo a loro la vita, ma loro danno molto di più. Ci e danno quindi molto di più, sì. Quando si ha poi la possibilità di avere a che fare con persone così speciali, io credo che il dono sia doppio. E quindi è assolutamente condivisibile questa manifestazione di gioia che questa mamma ha voluto fare tramite questo libro. Ma io di questo, Cristina, se tu sei d'accordo, vorrei parlare con la nostra ospite, perché abbiamo in collegamento Skype una mamma, un'altra mamma che ci porterà la sua di testimonianza. Stiamo parlando di Rosanna Migliorato, anche lei parte di questo gruppo di Facebook che insomma si fa di giorno in giorno più numeroso. Innanzitutto buonasera Rosanna, spero che ci riesca a sentire già perfettamente. Sì, sì, sento, grazie. Ecco qua, adesso la vediamo anche. Buonasera. Ciao Rosanna. Ci diamo del tu, visto che è molto giovane, quindi ci diamo assolutamente del tu. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito e per aver scelto di partecipare alla nostra trasmissione. Dicevamo, fai parte di questo gruppo Facebook, non sei però un'autrice di una delle storie che sono all'interno del libro che stiamo parlando, ma so che proprio questo gruppo ti ha messo a conoscenza, no, del libro e chiaramente delle storie di altri genitori che condividono questa esperienza di vita. Sì, io ho avuto modo di conoscere sia loro che il libro quando ormai Manuel, il mio bimbo speciale, aveva quasi un anno. Quindi un piccolo percorso personale lo avevo già fatto, ma grazie a loro non mi sono sentita sola. Certo. E ho avuto la possibilità di leggere esperienze anche di altre persone che non avevo mai conosciuto, ma che mi hanno fatto capire appunto di essere parte di un gruppo, e emotivamente è stato per me una bella sensazione. Certo. Ecco perché sono entrata anche appunto nel gruppo Facebook, ecco perché mi piace oggi parlare di questo con voi, perché un obiettivo è anche quello di far sì che questa sensazione ce l'abbiano anche gli altri, magari prima di me. Certo. Ecco perché sarebbe buono che il libro fosse diffuso in maniera appunto più capillare possibile, proprio per dare questa possibilità a tutti i genitori che si trovano ad affrontare un'esperienza che spesse volte è inaspettata. Certo. E quanto può aiutare quindi questo tipo di condivisione nella comprensione di un percorso da intraprendere, no? Quando si ha a che fare con un bambino speciale? Quanto è stato importante per te e quanti insegnamenti hai potuto trarre da chi già aveva avuto la fortuna di vivere questa esperienza? È importante tuttora. Noi abbiamo la possibilità di confrontarci sia per questioni pratiche, che possono essere la tosse, il muco, quindi certo, delle piccole cose di tutti i giorni per i propri figli, ma poi è importante soprattutto dal punto di vista emotivo, perché molti di loro non li conosco. In realtà hanno conosciuto una piccola parte in un'esperienza che abbiamo fatto poco dopo quest'estate, ma in realtà è come se li conoscessi tutti. Gioisco del percorsi fatti dai loro figli, mi addoloro quando succedono delle cose non positive. Io sento che loro mi danno la forza, e alcune volte, in alcuni momenti, in alcuni periodi di questo percorso, e so da quello che dicono gli altri che la cosa è reciproca, quindi secondo me questo è molto importante. Assolutamente. Come sei venuta a conoscenza di questo gruppo? Del gruppo di Facebook. E una mia amica, una mia cara amica che ho conosciuto sempre tramite i nostri bambini speciali, che si chiama Sabrina, e ho conosciuto in associazione, perché c'è un'associazione italiana persone down con una sezione a Roma, e io e lei partecipiamo a dei gruppi di genitori. Mi aveva parlato di questo gruppo, mi ha regalato il libro facendomi una dedica splendida, e ecco qui sono entrata appunto tramite lei come contatto, e poi mano a mano ho preso sempre più confidenza con tutti i membri e ora me ne sento parte al 100%. Certo, quindi questo libro e questa esperienza ti hanno aiutato in maniera considerevole per riuscire ad elaborare questa realtà e anche ad essere la mamma speciale che devi essere per un bimbo altrettanto speciale, immagino.
Sicuramente, sicuramente. Perché Ci ce ne vuole anche vuole, no? Di altro, forza. sicuramente, però è un aiuto considerevole. Certo, immagino. Perché sai, noi mamme spesso veniamo un po' considerate delle supereroine perché dobbiamo districarci tra la famiglia, il lavoro, i figli e poi quando hai da affrontare una realtà che immagino all'inizio sarà sembrata più difficoltosa, no? E quindi dici, oddio, ce la farò ad essere all'altezza di questo compito, però immagino che avere la possibilità di condividere questa esperienza e di trarre degli insegnamenti dagli altri sia, insomma, importante, no? Per essere all'altezza della situazione. Anche perché la sensazione iniziale è che in realtà sia capitato solo a te. Sì. Ti senti spaurito perché poi, anche se uno magari può aspettarselo, in realtà poi non se l'aspetta mai del tutto, quindi non è neanche a livello cognitivo, di conoscenze, una certa tranquillità. Ecco perché conoscere, aprirsi anche ad altre persone che hanno affrontato le stesse esperienze ti permette di essere più tranquillo. E appunto di non sentirti solo. Se io avessi avuto la possibilità di leggere questo testo e di conoscere queste persone alla nascita di Manuel, che è poi il momento in cui ho saputo che aveva la sindrome di Down, probabilmente mi avrebbe aiutato molto di più. Però ho fatto un percorso un po' più a rilento all'inizio, da sola, con la mia famiglia, con mio marito. Ci siamo rialzati insieme, non provando ad essere una supereroina perché sapevo che non ce l'avrei fatta probabilmente, però poi è andato sempre meglio e sicuramente lo andrà anche ancora di più poi in futuro. Certo. Scusate l'emozione, ma è comunque un tema per me Per... molto caro, Guarda, quindi ti capisco perfettamente, ti capiamo entrambe perché grazie. siamo mamme, quindi sappiamo insomma che tipo di amore ci leghi ai nostri figli, quindi l'emozione ci sta tutta, anche perché prima di collegarci con te non riuscivamo a parlare proprio perché Cristina aveva appena letto una parte del libro e quindi abbiamo avuto un momento di defaglianza, è Sì. stato difficile riprenderci. Senti, una domanda se posso permettermi, Manuel adesso quanti anni ha e raccontaci qualcosa di lui. A 15 mesi. Ah, quindi è proprio piccolissimo, Sì. piccolissimo. Non ho capito la seconda parte, scusa, della domanda. Raccontaci qualcosa di lui, qualcosa di Ah, che ce lo può io lo chiamo raccontare. Pierino, quindi Pierino la Sì, peste. eh? Quindi da lì fa tanti progressi, ci impegniamo tanto in realtà per cercare di stimolarlo il più possibile. E sicuramente la persona che lo stimola di più è il fratello, che ha 5 anni, Ah, ecco. Alessandro, e che fa un po' l'animatore di casa, quindi è colui dal quale prende più esempio. Certo. Quindi, insomma, è un valido aiutante anche, in questo Sì, senso. sicuramente. Bene, perfetto. Rosanna, noi ti ringraziamo davvero tanto per questa tua esperienza, per averci voluto raccontare la tua storia che ci ha dato ancora di più il senso, Senso, no, di sì. questa bella esperienza di vita, di questo dono che hai avuto, insomma, la possibilità di condividere che sicuramente sono convinta porterai avanti nel migliore dei modi, anche perché sento nelle tue parole che c'è davvero non solo la voglia, ma anche la forza per affrontare questo tipo di Percorso. battaglia e di percorso. Grazie a voi e grazie soprattutto della possibilità di aver parlato di questo libro che per me è stato molto importante e quindi spero lo sia anche per altri che ne sentano bisogno. Certo, Grazie. grazie a Ciao te Rosanna, Rosanna. grazie davvero. Ciao, buona serata, Ciao, buona grazie. serata. Cristina, che dire? Bene. Un'altra esperienza, un altro racconto, poi un bambino piccolissimo, quindi davvero un percorso praticamente Agli inizi, all'inizio, sì. che avrà, secondo me, insomma, tutta la possibilità di crescere e di andare avanti nel migliore dei modi, perché dalla voce e anche dal temperamento della mamma si percepisce che c'è
non solo, cioè c'è l'atteggiamento giusto per Quello giusto, una farcela. mamma che ha trovato anche tutti gli strumenti possibili e immaginabili per aiutarsi anche a fare il meglio possibile, quindi che non Certo. si è soltanto, come dire, rassegnata, diciamo così, a lavorare da sola, ma che ha saputo trovare anche negli altri l'energia, che è proprio quello, lo scopo, diciamo, del libro. Assolutamente. Se possibile, io vorrei pubblicità. Facciamo se sei d'accordo, un piccolo break pubblicitario e poi torniamo al Certo. libro. Ti farò leggere un altro stralcio. Ormai lo sapete voi che ci seguite, la passione di La Cristina è lotta. proprio andare a sviscerare tutto quello che c'è all'interno del libro. Avrai modo e tempo per farlo, te Grazie, lo Tonia. prometto. E allora restate con noi, ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, torniamo tra pochissimo, come sempre, in diretta con il nostro 2.0. Auguri da RLTV. Ed eccoci di nuovo in diretta, pronti a proseguire il nostro viaggio alla scoperta di questo splendido libro. Ci eravamo lasciati prima della pubblicità, Cristina voleva leggerci un altro passo del libro, un passo completamente diverso, no? Perché gli autori hanno deciso di rappresentare la sindrome di Down e la diversità in tutti i suoi aspetti. Quindi chi ha deciso, ha fatto un atto d'amore portando avanti il percorso di questi ragazzi e ne ha sposato con amore la loro crescita, seguendo passo passo, no, le tappe della vita, ma c'è anche la testimonianza di chi invece ha deciso di non intraprendere questo tipo di avventura e quindi di non portare avanti la gravidanza perché non ha scelto, insomma, di proseguire con questo progetto di vita. Quindi. Esattamente così. Dobbiamo dire che nelle prime pagine del libro, quelle in prefazione, ci sono molte testimonianze anche di personaggi famosi. Non che la loro Sì. testimonianza per questo abbia più valore, però sicuramente un nome, diciamo, che riesce a colpire più l'immaginario, alla fine anche più portatore del messaggio in modo, sotto certi aspetti, anche più efficace, no? Per il pubblico. Certo. In particolare c'è una testimonianza di Mimmo Mancini, che è un attore regista, che è pur proprio quella che io volevo leggere nell'ottica che tu hai appena Sì. definito. Come posso scrivere un'introduzione su qualcosa che non ho nessun titolo o capacità per commentare? Queste sono storie di coraggio, di forza di volontà, di piccoli esserini capaci di farti sentire microscopico, vale a dire più piccolo di loro, più fragile, più indifeso di loro. Perché questo privilegio? Perché io? Faccio fatica a cercare i tasti, da buon vigliacco piango, piango a fiumi mentre vi scrivo. Che cosa possono le mie lacrime rispetto a quelle che in passato avete versato voi, messe a confronto con le vostre? Cosa contiene una mia sola lacrima? Sali minerali? Oppure il sapore del coraggio, dell'altruismo, dell'amore infinito per un figlio, sano o no, che sia, ma del proprio figlio? Questa è la considerazione che mi ha colpito più di tutto. Non importa cosa sarà o cosa accadrà, ma Dio mio, fa che nasca, che viva e che sia con noi, perché noi lo vogliamo, così com'è, non ci interessa la sua differenza. Che cosa posso aggiungere? Un silenzio lungo 2 vite, dato che non sono capace di arretrare o fuggire, mi lascio andare e per la prima volta mi permetto di parlare della perdita del primo figlio. Il feto era ammalato. Cosa posso dire? Faccio un po' fatica. Non sono stato capace di accettare che potesse nascere e soffrire. I medici hanno detto che con la sua leucemia, massimo 15 anni in dialisi, e poi sarebbe andato via con la sua sofferenza e con la sua storia di bimbo e adolescente. Non ce l'ho fatta, non ce l'abbiamo fatta, e così lui non è mai nato. Tra È parentesi, difficile, anche in scusa. questo caso, Cristina, oggi proprio insomma, ci blocchiamo perché le storie ci toccano molto da vicino, l'abbiamo detto, quindi è così. È Oggi va così. così. Tra parentesi, ecco, ho trovato anche una testimonianza di Daniela Guccini, che fa parte appunto sempre del gruppo, che dice: i medici spingono le coppie che si trovano a dover affrontare la scelta tra la vita e la morte verso quest'ultima ipotesi, e il nostro sogno è che, leggendo questo libro, le persone capiscano qual è veramente la realtà e scelgano la vita. Questo è un bellissimo messaggio che si vuole dare, perché comunque la vita va sempre scelta perché è un dono, no? Ed è quello che non ci dovremmo mai dimenticare di ripetere e anche di ripetere a noi stessi. Mi è piaciuto molto
Questa parte, insomma, del libro che hai letto mi ha colpito tantissimo quando, insomma, si parlava di questa specialità del bambino e di come il compito del genitore era proprio quello di essere all'altezza della situazione, perché è quello che un po' rappresenta il mestiere di genitore, no? Essere all'altezza del compito che ci è stato dato. Non a caso viene definito come il mestiere più difficile, perché nessuno ti insegna come farlo, ma bisogna farlo e farlo al meglio. E Certo, sono. quindi in questo sta la difficoltà. E vabbè, dai, oggi prendetela così, siamo di lacrima facile, diciamo così. Hai Però, qualche altra? sì, però devo dire che questo è il libro, noi sì, siamo di lacrima facile, ma questo è il libro di grande ottimismo Sì. comunque, cioè dà veramente forza e la commozione deriva proprio dal fatto che uno, diciamo, acquisisce questo messaggio in tutte le sue varie forme e sta lì, non se lo aspetta, ecco, è proprio questa la bellezza, cioè nel senso che uno, ecco, parla, siamo di lacrima facile, ma in effetti leggendo uno dopo l'altro le storie uno si rende conto di quanta energia invece ci sia all'interno del libro, quanto ottimismo, di quanto appunto voglia di vivere, di fare, di crescere. Certo. E conclusivo, infatti, vediamo proprio i racconti di ragazzi divenuti grandi che scrivono, che compilano delle poesie. C'è cioè, l'ultima si chiama Grazie, di un ragazzo che si chiama Gabriele. Non so se posso leggere un Sì. brano. Dice: mi chiamo Gabriele, ho quasi 18 anni e faccio sport, il nuoto, Special Olympics. Ballo l'hip hop e suono la batteria. Mi piacciono molto tutte queste attività. Vado anche a scuola e sono abbastanza bravo. L'anno scorso ho preso il primo diploma della scuola alberghiera, quello vero. Il prossimo anno vorrei fare gli esami di Stato. Ci voglio riuscire, ce la metterò tutta. Mi piacerebbe aprire un ristorante, ho già scelto il nome, si chiamerà Il Tulipano. Vorrei ringraziare mia madre e mio padre per tutto quello che fanno per me e che mi hanno dato, e che, per quello che mi hanno dato. Io per questo condivido il mio cuore con loro. Grazie a tutti i genitori, sono belle le cose che avete scritto. Noi vi amiamo tanto. Firmato Gabriele. Che bello. Che poi l'amore incondizionato è un Amore po' incondizionato. alla base, no? di questo libro, l'amore incondizionato che giustifica questo atto immenso che compiono i genitori nei confronti di questo ragazzo. Magari è proprio questo quello che voleva essere il messaggio di questo libro. Possiamo però, Cristina, se tu sei d'accordo, chiederlo direttamente a una delle promotrici di Certo. questa bella avventura editoriale. Dovremmo infatti essere già in collegamento con Anna Rita. Buonasera, Anna Rita, ci senti? Sì, ciao, vi sento. Eccoci qua, buonasera, Buonasera a voi. grazie, Ciao Anna Rita. grazie per essere nostra ospite e per insomma, renderci partecipi di questa bella esperienza che è iniziata tramite un gruppo Facebook. Sì, è un'esperienza che è iniziata già dallo scorso anno, perché diciamo che questo è il secondo libro della serie. Il primo è stato un regalo che ci siamo fatti fra noi, amici del gruppo, ed era il nostro regalo di Natale alla nostra famiglia, alle nostre famiglie. Passata poi quell'esperienza, abbiamo rivisto un pochettino la cosa e siccome ci era piaciuto molto questo tipo di lavoro, abbiamo deciso di farlo diventare qualcosa di più rispetto al semplice regalo fatto fra amici o fra parenti. Abbiamo pensato alle nostre esperienze e ci è venuto in mente che se magari avessimo avuto anche noi una cosa del genere da leggere quando abbiamo affrontato noi stesse la gravidanza e la nascita dei bambini, probabilmente ci saremmo sentite più aiutate. Le cose che ha detto Rossana prima sono molto vere, cioè un aiuto, uno scambio, perché la ricerca fondamentale è quella di informazioni che non è facile trovare in effetti. I medici non ti aiutano e non c'è molto in giro, quindi la cosa più importante dove si cerca, il punto di ricerca fondamentale è internet, quindi ci è sembrato opportuno, oltre che scrivere e pubblicare questo libro, metterlo anche su internet, di modo che i genitori che avessero la nostra stessa esperienza, potevano trovare qualcosa che magari li potesse aiutare all'inizio a sentirsi
un tantino meno soli, perché siamo in tanti, perché c'è un bel gruppo, perché c'è tanta amicizia, perché c'è tanto scambio, perché poi in effetti ci si rende conto che la nostra vita è del tutto normale, no? È cosa che invece all'inizio spaventa, perché non, certo. non si sa fondamentalmente quello che ci si aspetta, perché mancano le informazioni e non c'è nessuno che ce li dà, tutto qui. Certo, questa cosa che hai appena detto è una cosa molto importante, no? La mancanza di informazioni e anche di assistenza alle famiglie che hanno chiaramente bisogno di reperire delle informazioni necessarie per poter essere all'altezza del compito che insomma, devono apprestarsi a svolgere. Una cosa importante che ci deve far riflettere, quindi ben vengano realtà come le vostre che fatte davvero di sincerità, perché alla fine si condividono esperienze di vita vissuta e quindi ci si aiuta vicendevolmente, lo dicevamo prima, è una sorta di interscambio, no? Di informazioni. Sì, è uno scambio tra pari. E certo. E quindi è una cosa che arriva da cuore a cuore, è più facile sicuramente, no? Perché un conto l'informazione che ti dà il medico, la persona estranea, certo, un conto certo. Quella che ti dà la persona che ha vissuto le tue stesse esperienze, è più diretta. Certo. Senti, invece venendo un po' alla parte tecnica editoriale, chi si è occupato dell'impaginazione, anche della bozza, del libro? Come vi siete mossi, tra virgolette? È stato un bel lavoro di raccolta, perché come potete immaginare non è facile raccogliere tutte queste storie pensando che gli autori sono sparsi in tutta Italia. Certo. L'impaginazione l'ha curata Silvia Barba, una cara amica del gruppo e un ottimo grafico, come avete potuto vedere dal libro, molto brava veramente. E la raccolta invece dei dati, la correzione delle bozze l'ho curata io, che ho sentito i vari amici e piano piano, con pazienza, siamo riusciti a raccogliere tutte le storie, a metterle insieme. Abbiamo deciso anche un ordine di pubblicazione che diciamo è stato abbastanza casuale, non c'è stato un primo o un ultimo, perché le storie sono tutte così belle e così toccanti, insomma. Sì. Siamo andati a casa dopo un'estrazione. Certo. Senti, invece questo rapporto con Emergency, ne abbiamo parlato all'inizio di questa nostra trasmissione, c'è anche questo importante aspetto, un altro plus del libro. Vorrei che tu ci parlassi ancora una volta di questa importante finalità, perché ne vale la pena, è un valore aggiunto. Importantissimo. Allora, intanto volevo fare una piccola precisazione. All'inizio avete detto che parte degli introiti del libro vanno ad Emergency, no, tutto il guadagno del libro va ad Emergency, perché abbiamo donato ad Emergency i diritti d'autore. Noi siamo in tanti, non avevamo assolutamente nessuna intenzione di fare lucro sul libro. Il libro è stato finanziato interamente dagli autori che hanno pagato tutte le spese di stampa per quanto riguarda la parte stampata. Non è stato venduto, ma ognuno ha pagato la sua quota libro, nel senso che una copia è costata 3 euro, ogni autore ha speso 3 euro per copia. Insomma, e tutti abbiamo fra l'altro cercato anche dei finanziamenti da persone che ci hanno dato una mano e che sono serviti a stampare un grosso numero di libri da distribuire sia a tutte le biblioteche che ci è stato possibile raggiungere, tra cui tutte le 40 biblioteche di Roma, e alle associazioni. Tutte le associazioni che si occupano di sindrome di Down posseggono nelle loro librerie, nelle loro biblioteche, almeno uno dei nostri libri. Gli ospedali che hanno seguito i nostri figli hanno i nostri libri da dare lettura ai genitori, così pure le associazioni piccole o grandi, insomma. Per quanto riguarda il rapporto con Emergency, avevamo deciso, se avete letto la seconda parte del titolo, i nostri racconti per fare del bene, sì. Perché questo libro è nato come progetto. Il progetto era non tanto e non solo quello di divulgare le informazioni, diciamo, le nostre storie, ma quello di cercare di dare una mano a chi secondo noi aveva bisogno assolutamente. E nel gruppo c'è stata una votazione, si è scelto tutti insieme a chi volevamo regalare i diritti d'autore dell'ebook.
e la votazione ci ha portato a scegliere Emergency. Certo. Così ho contattato il gruppo di Roma, da Roma poi mi hanno messo in contatto con Milano, con Gianfranco Marino che è il responsabile della comunicazione di Emergency, che è stato carinissimo, ci ha seguito durante tutto il periodo di prestampa, di raccolta di bozze, è stato nel nostro gruppo, ogni tanto ci incoraggiava. Oggi tra l'altro l'ho sentito Gianfranco per chiedergli se voleva che dicessi qualcosa di particolare, mi ha risposto, ve lo leggo, mi ha risposto di che vi stimo davvero tanto e che il rapporto con voi ci dà linfa vitale, energia positiva per affrontare la vita con dolcezza e risolutezza. Un abbraccio. Bellissimo. È stato semplicissimo, ma ci ha fatto tanto bene, insomma. Assolutamente, ecco. Assolutamente. Una bellissima attestazione di stima nel lavoro che avete svolto. Ecco, venendo proprio al libro, possiamo aspettarci un nuovo libro, una nuova serie di racconti? Diciamo che ci dobbiamo pensare un attimino, perché è stata una bella fatica. Immagino. Quindi ecco, però ci è mai piaciuto dire tanto, mai però, ci è piaciuto talmente tanto che noi già pensavamo ad una prossima sì, fatica. Mai dire mai, ci sono moltissime persone che non hanno partecipato perché non erano nel gruppo, che hanno chiesto una cosa del genere, quindi magari ci penseremo, però certo. Un po' di tempo. Certo, e quindi noi speriamo che prima o poi arrivi un'altra serie di racconti. Anna Rita, noi ti ringraziamo per grazie la tua disponibilità, grazie per essere stata nostra ospite, in bocca al lupo davvero per tutto. Grazie a voi, grazie, grazie. Buona grazie serata. Mille. Sì. Cristina, anche oggi il tempo è volato, ci fanno cenno dalla regia che purtroppo abbiamo terminato, sì, dobbiamo praticamente chiudere e lasciare la linea ai colleghi della redazione sportiva per il TG Flash dedicato appunto allo sport, quindi io ti ringrazio come grazie sempre per essere stata mia ospite, per averci portato questo libro davvero bellissimo, grazie sì. Davvero, grazie a voi per averci seguito, noi torniamo la prossima settimana, subito dopo il Capodanno praticamente, torniamo ad anno nuovo e ci ritroveremo come sempre però con Cristina il giovedì con il mondo dell'editoria protagonista di questo spazio, quindi buon proseguimento di serata, arrivederci. Arrivederci.